Benvenuti o bentornati sul mio canale. Recentemente è uscito questo Mido Ocean Star da 39 mm. Ma perché ho detto forse il gruppo Swatch ci prende in giro? Bene, in questo video scoprirete un piccolo dettaglio che per molti è passato sotto traccia, ma in realtà, a mio avviso, è una vera e propria presa in giro. Intanto, per spiegare il senso di questo video, che è un video in realtà polemico, e di un appassionato che in realtà si sente un po' preso in giro dal gruppo Swatch, dobbiamo fare una premessa. E la premessa è la seguente. Il gruppo Swatch ha una sorta di gerarchia all'interno del gruppo stesso, partendo dal basso, che ha come marchio entry level Swatch, ma Flick Flack, se non erro, un altro marchio. Salendo si passa a una fascia, diciamo, più alta, e ci sono marchi come Mido, Hamilton, Tissot, che montano tutti meccaniche facenti parte appunto della base dell'ETA 2824, e sto parlando del Powermatic 80. Questi marchi hanno dei prezzi ovviamente più bassi rispetto ai marchi che troveremo in seguito. Ad esempio, Longines è un marchio che è stato relegato a una fascia di prezzo più alta e di conseguenza monta delle meccaniche diverse dal Powermatic 80, ossia su base 2892. Ad esempio, Longines monta in molti suoi orologi l'L888, che è appunto un movimento 2892 a cui sono state abbassate le alternanze e è stata per esempio messa la spirale in silicio. E ci hanno sempre detto che questa tipologia di movimenti la ritroviamo solo ed esclusivamente su Longines, perché ETA li fa solo ed esclusivamente per Longines. Ed ecco giustificati i prezzi più elevati dei Longines, che è vero che sono aumentati a livello qualitativo rispetto a quelli del passato, ma è soprattutto vero che, almeno ad ammissione della stessa Longines e dello stesso gruppo Swatch, i movimenti all'interno sono fatti in esclusiva per Longines. Quindi anche questo aspetto è una giustificazione del prezzo di listino più alto. Ora, fino adesso nessuna polemica, tutti d'accordo. C'è una stratificazione di marchi all'interno del gruppo Swatch, dove addirittura Omega è al di sopra di Longines e monta delle meccaniche che ritroviamo solo negli Omega. Quindi, fin qui, nulla questio, come dicevano i latini. Ma fino invece a quando appunto è stato lanciato il Mido Ocean Star da 39. Perché? Perché semplicemente questa nuova uscita di Mido, che tra l'altro è a un costo abbastanza abbordabile di 1190 euro, ha un movimento non su base 2824 come li ritroviamo su altri Mido, ossia il Powermatic 80, ma monta il cosiddetto calibro 72, lo rinomineremo così, in realtà la sigla è 72111, quindi Mido calibro 72111. Ma questo calibro 72 cos'è? Beh, questo calibro 72, udite udite, è su base 2892 e ce ne accorgiamo anche dallo spessore dell'orologio, che è appunto più esiguo rispetto agli altri modelli, appunto perché la meccanica 2892 è più sottile e quindi hanno lavorato anche sull'aspetto della sottigliezza della cassa. E qui arriviamo al fulcro del video, ossia se tu Longines e tu gruppo Swatch mi dici a livello anche pubblicitario che i tuoi calibri me li fai ritrovare solo ed esclusivamente nei Longines, stessa cosa vale per Omega, i calibri coassiali li troviamo solo in Omega,
mi stai dicendo e mi stai anche giustificando i prezzi più elevati dei tuoi prodotti, perché montano delle meccaniche che ritrovi solo ed esclusivamente in quel marchio. Se poi però al lancio di un marchio che è a livello di fascia di prezzo più basso rispetto a Longines mi fai ritrovare più o meno lo stesso movimento, ebbene io da appassionato mi sento realmente preso per i fondelli. Quindi, in conclusione, potremmo dire che o il gruppo Swatch è completamente in confusione o ci prende letteralmente in giro nascondendoci sotto forma di rinomine ai movimenti delle dinamiche che secondo me sono veramente delle vere e proprie prese per i fondelli, perché parliamo di un orologio, il Mito Ocean Star da 39, che al di là del discorso del quadrante, come vediamo, più lavorato, in realtà ha un movimento che è montato da Longines che costa più del doppio rispetto a questo orologio. Quindi, da appassionato, amante di Longines, amante di Mito, amante di tutti i marchi del gruppo Swatch, mi sento preso in giro. Dobbiamo però infine dire che questo calibro montato da Mito non è il primo che vediamo sui loro prodotti, perché è già apparso in altri orologi, ma pensavo erroneamente che si trattasse di dei stock che avevano dentro e che loro avessero deciso così di terminare con la produzione di questi orologi. Ma appunto questa nuova uscita mi fa propendere per una strategia commerciale incomprensibile, confusionaria e alla fine anche che va a prendere, secondo me, in giro i suoi clienti. Bene, per questo video è tutto. Scrivetemi pure nei commenti come vedete voi la cosa, cosa ne pensate. Sentitevi liberi di esprimere la vostra opinione. E noi ci vediamo al prossimo video. E mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, perché settembre sarà un periodo di grosse novità, di cambiamenti, e porterò dei contenuti molto molto interessanti. Noi ci vediamo alla prossima.